un'ottima domanda questa per ogni mamma che sta aspettando un bambino portando una creatura nel suo grembo. Ogni piccola variazione che avviene nella mamma impatta sul bambino in maniera diretta. E allora un sangue più ossigenato, una maggiore eliminazione dell'anidride carbonica, teniamo a mente che il 70% delle tossine metaboliche vengono eliminate attraverso una corretta espirazione, permettono al bambino di vivere in un ambiente, diciamo, più alcalino, meno acido, con un sangue più pulito che transita nelle sue cellule. Poi dobbiamo aggiungere che la respirazione profonda nella fase in cui il bambino sta crescendo diventa un dolce e piacevole massaggio, e le tecniche di respirazione che si possono apprendere possono aiutare la mamma ad avere una maggiore qualità di vita, di benessere e di sonno, e quindi mettere in circolo endorfine, cioè le sostanze del piacere e del benessere, che portano a far sì che poi i bambini nasceranno, diciamo, meno stressati, perché i 9 mesi che passano dentro il grembo materno possono poi determinare il temperamento del bambino alla nascita. Una mamma molto stressata, ansiosa e preoccupata potrà determinare poi la nascita di bambini più stressati, più nervosi, che dormono meno, che hanno più difficoltà ad accettare il cibo e via dicendo.